Buonasera. Buonasera. Signor Rialzo, perché ha scritto questo nuovo libro? Perché un caro amico che si chiama Gianluca Roncato ha prodotto, ideato e prodotto uno spettacolo teatrale che si chiamava Donne in Scena e ha sempre insistito perché io da lì, da quello spettacolo, traessi ispirazione per scrivere un nuovo libro sulle donne. Allora ho dato questo titolo simpatico a questo piccolo librino che è Chi dice donna dice danno, un vecchio proverbio delle nostre nonne. È una raccolta di 7 racconti dove ci sono 7 personaggi femminili che si raccontano tra di loro e al protagonista, un uomo un po' sfigato come piace a me, che si chiama Dante, le loro storie di amore, di amicizia, di odio, di gelosia, di antipatia. È un intreccio quindi di relazioni sentimentali basato molto sull'ironia e sulla autoironia come piace a me, in cui le vere protagoniste sono appunto le donne, ma soprattutto le loro doti, le loro qualità. Un'altra domanda, per favore. A chi lo dedica? A chi lo dedica? Allora, a chi lo dedico? Lo dedico alle donne, alle 7 donne sicuramente dello spettacolo, che poi in realtà lo spettacolo si è evoluto e uscirà appena questo maledetto virus ci permetterà di tornare a teatro. Lo spettacolo ha conosciuto una sua evoluzione e appena si potrà andrà in scena Donne Azione, che sarà quindi la nuova formula, il nuovo format di questo spettacolo. Quindi lo dedico a tutte le donne di Donne in Scena e del nuovo spettacolo, quindi saranno non più 7 ma mi sembra 9 o 10 donne, e a tutte le donne che mi seguono e continuano a leggermi con grande simpatia. Aggiungo però che l'amico Gianluca Roncato ha voluto dedicare a una donna speciale questo libro, le leggo anzi, la dedica di Gianluca, in cui Gianluca Roncato dedica questo libro a Valentina, che voleva essere una donna in scena. Valentina è una bimba che purtroppo ci ha lasciato, malata, che si era tanto affezionata a Gianluca che andava da lei a trovarla in ospedale per farla ridere, per sollevarle il morale e coinvolgerla nella sua teatralità e nel suo amore per lo spettacolo. E il prossimo libro quando uscirà? Prossimo libro, allora questo qui, mi scusi giornalista, ma anche lei, questo libro è appena uscito. Quindi in realtà la sua domanda però è molto pertinente, perché mi diverto molto a continuare a scrivere. Poi sono sempre chiuso in casa, quindi tra lavorare, tra stare con i miei ragazzi, lei li conosce i miei ragazzi? No. Un giorno glieli presenterò. E la sera a scrivere libri, in realtà sto già scrivendo un libro molto delicato per me, che posso già dirlo in anteprima, si intitolerà Vai in Africa che ti passa. È un libro molto diverso da tutti quelli che ho scritto finora, un libro molto molto profondo e anche molto triste per certi aspetti. E sinceramente ho voglia di pubblicarlo quanto prima, quindi dopo Chi dice donna dice danno, che lo trovate su Amazon facilmente, anche come ebook, penserò, mi piacerebbe entro l'anno di pubblicare anche quest'altro, quindi non mi fermo mai, signora giornalista, faccio bene? Sì. Bene, grazie mille. Buonasera, arrivederci. Arrivederci, grazie.